centenaria della festa. Ringrazio per aver presente anche gli amministratori, i sindaci e i loro delegati per aver accolto il nostro invito. E sono la consigliera Alessandra Croce, delegata alla centenaria del Giubileo del 2025. Penso disposti ad accogliere quello che il nostro cuore, spesso soffocato da mille rumori nel mondo, non sa accogliere. E siamo qui proprio per iniziare a condividere un percorso che ci accompagnerà insieme verso quell'evento epocale che si chiama appunto Giubileo. E cedo la parola alla sindaca Chiara Fantini per... Gracias.
efficace, come giustamente ha detto Alessandro, no? Magari da soli si va più veloci, ma insieme si va lontano, e quindi noi vogliamo arrivare lontano grazie alla collaborazione e alla condivisione di tutti. Quindi buona esecuzione, quanti siamo qui e... Grazie.
parla della transumanza, come si è sentito dai pastori, e parla della transumanza per arrivare alle Marche, non contestiamo le regole in questo caso, e parla di pastori che si accompagnavano con questa verga da pecato, che non è nient'altro che un bastone calato in maniera molto, con una lavorazione molto rozza, da un ramo di legno di nocciolo che è presente nel guscio, però senza moltissimizzarsi al nocciolo potrebbe essere benissimo accompagnato da un legno di cristallo che è presente nella guscio di ghiaccio del sangue. E siccome nell'ambito pastorale il bordone è a volte arricchito da elementi di metallo, la consigliera Croce mi ha suggerito intelligente, interessante, è quello di usare per fare questo nocciolo. Questo inserto. Questo inserto in metallo usando dei chiodi delle navi delle parti arrivate a Lampedusa, che sono poi infrante sullo spiaggio. E quindi con questi chiodi faremo un inserto in metallo che adesso abbiamo fatto delle proposte, ma ancora stiamo mettendo a punto le ultime particolarità, che sono dei segni grafici molto semplici, perché in fondo è una cosa che deve essere aperta a tutti e arrivata a tutti. Quindi l'idea era di fare tramite questi chiodi una barca che va dal bordone nella parte superiore, oppure un segno marinato. Insomma, su questo stiamo ancora mettendo a punto le ultime cose. Quindi diciamo una delle prime prove del concetto di questo bordone, e questo è quello che andremo a realizzare in doppio esemplare. Con questo legno di nocciolo oppure di castagno. Io mi fermerei qui, ringrazio tutti e saluto. Veramente perché pensavo a qualche cosa che potesse unire un po' tutta la provincia, cioè, si è parlato prima, si continua a parlare di territorio, Guscio. E quindi ho cercato un po' di andare di rappresentare il classico cammino, quindi ho preso praticamente l'inizio, la destinazione finale. Nel mezzo, poi dopo l'arrivo lo vedete meglio, i tre punti principali che rappresentano tutto il cammino di ingresso della provincia fino a Roma. Quindi abbiamo Forza del Lazio, come dicevo, un elemento decorativo del Palazzo di Bari, che sono le tormelle, quelle lombate che stanno messe al centro, e San Pietro della Fiorina. Questi elementi grafici colorati li prendono praticamente i colori dell'occhio ufficiale che vogliamo. In qualche modo ho cercato un collegamento che mantenesse un più lungo. E appunto la dicitura riporta quelle qualità. È un po' lo spirito di questo giubileo che la provincia, che vuole cercare di puntare il territorio. Ringrazio l'amministrazione, ringrazio la diocesi per l'interesse verso questo lavoro e spero appunto che vi piaccia anche a voi. E grazie.
culturali all'interno di questi comuni che vengono abbracciati. Abbiamo voluto insistere su quello che era l'albero bracciano per il semplice motivo che era stato tagliato fuori dalle architettrici e quindi per, come aveva detto anche, come aveva insistito anche in qualche maniera nel discorso che aveva fatto precedentemente la sindaca, e ci piacerebbe che il nostro territorio, al di là di dove potesse essere un cammino di fede, fosse poi un cammino usufruibile a tutti quanti, anche a un'altra comunità, per conoscere veramente quello che è il nostro patrimonio culturale. Piccoli borghi come una banalità per qualcuno, ma piccoli borghi come da San Romano, completamente sconosciuti, hanno niente un po' di meno che all'interno del loro grande monastero hanno il Cristo portato di croce di Michelangelo. Non so quanti di voi erano a conoscenza di questa cosa, quindi non per ignoranza, ma perché proprio siamo abituati invece a insistere sugli altri comuni, senza riperdendoci un po' il senso della comunità invece di piccoli comuni che ci circondano. Io ho detto abbastanza, così vi passo la parola e vedete, facciamolo, andiamo. E noi lo stiamo finendo di tracciare da metà di marzo. A marzo sarò a Berlino, a fine febbraio sarò in presentazione a Vicenza con i sindaci di tutte le altre nazioni che abbracciano appunto la maestra e facciamolo d'estate, andiamo a attraversare l'Appennino, andiamo a conoscere luoghi sconosciuti un po', sono tutte tappe di 15-10 km, fattibili in un'unica giornata, oppure in un weekend ritagliamoci uno spazio per noi, che non sia solamente uno spazio per gli altri, sia uno spazio per stare. Il cammino è stare e abbiamo bisogno di imparare a stare, a non scappare. Grazie a tutti. Il fatto di mettersi il cammino che se noi prendiamo le prime comunità cristiane avevano come proprio punto di riferimento, tutto era un raggiungimento di qualcosa di grande. Anche solamente per conoscere il Signore, il popolo era il cammino, quindi un cammino importante. Ora, tutto questo diventerà realtà. A tutti verrà data la possibilità di entrare in quella porta, di avvicinarsi a quella fede, di avvicinarsi a quella riconciliazione per poter ottenere quell'udienza plenaria, in modo da migliorare la propria condizione. E questo, diciamo, è un po' l'aspetto, diciamo, quello più spirituale. Come tutte le cose, c'è l'aspetto organizzativo. L'aspetto organizzativo, che è quello un po' più tecnico, ci trova a parlare di incontri con il Papa e di incontri con la cristianità della Chiesa di Roma. Poco fa parlavamo con Alessandra e ci chiedevamo come fare per poter partecipare a questo giubileo. È molto semplice. Per i pellegrinaggi diocesani il capo farà da ponte fra il dicastero e la diocesi e le iscrizioni andranno e saranno fatte, diciamo, personalmente. Per i gruppi sarà una cosa molto più facile. Basterà andare sul sito del giubileo, voi troverete due carte, una carta base e una carta con i servizi. La carta con i servizi vi permetterà di fare le iscrizioni e in più di avere delle agevolazioni riguardo alla ristorazione, alla visita magari di qualche chiesa, di qualche museo, un qualcosa di più completo. Se invece prenderete la scheda base, l'importante è